Un papà di 47 anni muore poco dopo le dimissioni dall'ospedale. La dottoressa: ho letto i referti sbagliati. La moglie, Sara, è ancora sotto shock. Perché è stato dimesso? Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e di lasciare un mi piace, grazie. L'uomo di 47 anni, Benjamin Mans, è collassato e morto appena rientrato in casa dopo che l'ospedale lo aveva dimesso. La moglie, Sara, è ancora sotto shock. Era un bravissimo papà. Eravamo sposati da 20 anni. I paramedici hanno fatto di tutto per farlo tornare da me, ma dato che era sovrappeso e diabetico, e i risultati del test suggerivano un coagulo, perché è stato dimesso? L'errore che è costato la vita a Benjamin sembra essere proprio della dottoressa che si è occupata del suo caso. La moglie Sara ha chiamato il numero per le emergenze alle 10.30 di mattina per segnalare che il polpaccio destro di suo marito era stranamente gonfio ed è stata richiamata 5 ore dopo con la richiesta di raggiungere l'ospedale di Camborne Redruth, nel Regno Unito. Dopo aver atteso per 2 ore di essere visitati, la dottoressa Ruth Faulkner ha operato un test di dimero per cercare possibili coaguli, secondo il Mirror. Nonostante la cifra preoccupante, l'uomo è stato dimesso e una volta tornato a casa è svenuto. I paramedici hanno tentato di salvargli la vita, senza successo. Agghiaccianti le dichiarazioni della dottoressa, quasi fredda e distaccata. La dottoressa Faulkner ha parlato con gli inquirenti e ha confermato di aver sospettato un coagulo, per quello ha suggerito il test. Tuttavia, ha ammesso di essere stata molto impegnata e la distrazione ha fatto sì che abbia visto i risultati troppo tardi. Quando ha chiamato Sara e Benjamin, era troppo tardi. Avevo molti appunti sulla scrivania e ricordavo di aver letto le osservazioni sul suo caso e aver pensato che fosse tutto a posto, ma quegli appunti erano di un altro paziente. A volte vado troppo di fretta. Se avessi fatto le cose con più calma avrei ricevuto i risultati in tempo. Ho imparato molto da questa vicenda. Non devo assolutamente avere troppi documenti di pazienti diversi sulla scrivania. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.